Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta c'è la gattina, ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Marvel Zombies, ultima uscita in casa Akmon, in questa edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Asmodee Italia, che io come sempre, ancora una volta, ringrazio di cuore per questa copia recensione fornita. Ovviamente chi conosce il fumetto Marvel Zombies sa che è veramente uno spettacolo e non potevo scegliere qualcosa in uno dei titoli più famosi a livello mondiale dei tabletop, dei giochi da tavolo, in ambientazione appunto Zombicide, laddove in questa versione noi dovremo andare a interpretare non i supereroi ma gli eroi zombie che dovranno combattere i vivi. E la figata di questo gioco è che noi appunto saremo supereroi defunti che dovranno combattere contro supereroi ancora in vita, tipo Spider-Man e diversi altri, ma affrontare anche gli uomini dello Shield. Quindi, rispetto a una Zombicide normale, laddove si vanno a generare le orde che arrivano dalle zone di inserimento round dopo round, non entreranno gli zombie, perché gli zombie siamo noi, ma entreranno gli agenti dello Shield, i sopravvissuti di cui cibarsi, e dall'altra parte i supereroi che, giustamente, vogliono un attimo fermarci. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Marvel Zombies, edizione italiana a cura di Asmodee Italia, è una variante del famoso e già citato molte volte in questo canale, anche perché è uno dei nostri board game preferiti, soprattutto di mia moglie, Zombicide, un gioco che ha tantissime espansioni e che si sta espandendo anche a diversi contesti storici. Abbiamo lo Zombicide normale, ambientato tra virgolette ai tempi nostri, abbiamo lo Zombicide fantasy, che ricorda un po' HeroQuest se vogliamo, abbiamo lo Zombicide futuristico, che un po' strizza l'occhio a Starship Troopers e Warhammer 40.000, e poi hanno fatto anche lo Zombicide ambientato nel vecchio West, che per ora è uno dei miei preferiti perché mi piace proprio il vecchio West come ambientazione. Quindi cambiano anche gli equipaggiamenti, le armi, il tipo di ingaggio. E questa volta abbiamo Marvel Zombies, laddove, come detto in fase di apertura in sigla, dovremo andare ad interpretare appunto degli eroi defunti, deceduti, quindi degli eroi in versione zombie, che avranno delle regole speciali. Il regolamento è quello semplice di sempre di Zombicide, anche perché, come detto, tra l'altro, piccola parentesi, se si sente forte il ventilatore, ragazzi, scusateci, ma cioè sarebbe impossibile fare video fino almeno a dicembre, se no. Come detto già altre volte, la cosa bella di Zombicide è il regolamento, e in un gioco dove il regolamento funziona bene è inutile cambiarlo 100.000 volte, perché funziona, e poi soprattutto ti rimane in testa e non c'è da ristudiarti un regolamento nuovo per ogni espansione che esce. Però in questo ovviamente le regole vanno un attimino aggiornate, vanno un attimino riviste. Per quanto il regolamento è lo stesso, ci saranno delle aggiunte per ogni ambientazione, quella futuristica, quella nel West e questa qui di Marvel Zombies, perché per quanto useremo degli zombie saranno comunque dei supereroi con dei superpoteri, e quindi ci volevano un po' delle regole di contorno adattate a questa ambientazione. La mappa è composta da dei quadranti che, a seconda del libretto della missione, andranno sempre composti nella maniera appunto che ci fa vedere la missione. Ci sono diverse missioni differenti, laddove regola principale vuole che, come in tutti gli Zombicide, come muore un solo eroe, quindi uno dei vostri personaggi, uno qualsiasi, anche per errore, la partita è finita e persa. Quindi non deve mai morire nessun personaggio e dovete riuscire a portare avanti la missione tutti insieme. Quindi o si vince o si perde, perché è un gioco cooperativo. Si compone la mappa. Vi ricordate, nella mappa, quando vengano aperte delle porte di abitazioni, all'interno spawnano non zombie in questo caso, ma uomini della Shield, sopravvissuti e supereroi, dove c'è il simbolo del pericolo. In quelle stanze verranno generati, con le carte generazione, dei nemici a seconda del nostro livello, pescando casualmente una carta generazione. Quindi se il giocatore, siamo tutti livello 1, livello 1. Se uno del gruppo, se un giocatore del gruppo è a livello 3, si andrà a prendere sempre il livello del giocatore più alto, e in quel caso lì si guarderà allo spawn di 3. Quindi magari invece che spawnare 3 agenti dello Shield, ne potrebbero spawnare 8. Regola del gioco vuole sempre che quando si va a fare un attacco si tirano tanti dadi quanto l'attacco che facciamo o l'equipaggiamento che stiamo utilizzando. Quindi nel caso, ciascun supereroe zombie ha sempre due attacchi: l'attacco suo
più a il divora, il morso. Perché c'è una nuova aggiunta che è la fame, il livello della fame, che ogni round, o a seconda di altre regole della missione, sale di 1. Quando il vostro personaggio arriva al massimo della fame, diventa incontrollabile, si può solo muovere e divorare. Non può più interagire con niente, non può più fare nulla. Quindi dovete sempre calibrarla bene, ma nemmeno tenerla a 0. Perché quando andate a fare un attacco, tirate i dadi e ci aggiungete il vostro livello di fame. Quindi magari il vostro attacco, la vostra... dovete tirare 3 dadi e ferite al 3 o più, però avete un livello di fame di 3, 3 dadi dell'attacco più 3 dadi di fame, li tirate tutti insieme e diventano 6 dadi, quindi tirate molti dadi in più. Però se sul dado esce il risultato del morso, cioè la bocca, insomma, della fame, il risultato della fame, vuol dire che il vostro attacco magari avrà successo e tutto, però vi salirà di 1 il livello di fame. Quindi dovete sempre tenere il livello di fame a metà, o comunque abbassarlo. Per comunque abbassare il livello di fame, come si fa? Dovete o divorare un agente dello shield con l'attacco divora, o divorare un passante. Al momento che l'avrete divorato, la vostra fame scenderà a livello 1. Man mano che passate di livello, guadagnate nuove abilità, nuovi potenziamenti e nuovi attacchi. In più avete un mazzo dei tratti, e ciascun eroe, supereroe e zombie può avere 2 tratti. Ciascun personaggio può fare 3 azioni al round, che può essere anche 3 volte la stessa, 3 attacchi, 3 mosse, un movimento, 2 attacchi, un'interazione per aprire una porta, un'interazione per prendere un obiettivo, quelle sono tutte azioni. Nelle azioni potete anche prendere un tratto, quindi se voi sprecate, ma una sola delle 3 azioni, non tutte e 3, se voi sprecate un'azione per prendere un tratto, dal mazzo dei tratti, prescate un tratto, ve lo mettete sulla scheda e lo potete usare quando volete, ma ricordatevi che una volta usato il tratto si scarta. Quindi sono tratti delle... come se fossero delle mutazioni, dei potenziamenti o, perché no, dei poteri speciali, che già comunque ne hanno di sua su scheda, dei vostri personaggi. In conclusione, Zombicide Marvel Zombies è veramente spettacolare, è veramente divertente, è visto in un'altra chiave, perché questa volta siete voi cattivi, siete voi gli zombie che dovete distruggere, che devono distruggere il mondo. E quindi è veramente interessante, le regole sono le stesse, c'è qualche aggiunta, però è bellino perché questa volta giocherete nei panni dei vostri magari eroi della Marvel preferiti, però in versione zombie cattivi, e ci saranno altri supereroi che faranno di tutto per fermarvi. Veramente molto interessante, facilissimo, alla portata di tutti, e qui ci potete mettere tranquillamente anche un ragazzino di 7-8 anni, molto giovane, perché si spiega facilmente, ci sono anche poche cose da leggere sulle carte, quindi è proprio esplicativo al massimo livello. Io ringrazio ancora una volta Asmodee Italia per il prodotto fornito. Se lo volete ordinare, primo link in descrizione, come in tutti i video in sovraimpressione, dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola. Non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito e lo trovate finito, o comunque scrivete Marvel Zombies e non è proprio in catalogo, mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Se il prodotto è finito, bollino rosso, o proprio non c'è in catalogo, Gioco Libreria Semola farà il possibile per trovarvelo, ovviamente se ancora reperibile, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma usate il mio codice discount Coridan7, tutto scritto maiuscolo. Al momento dell'acquisto cliccate sul discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. E per spese superiori ai 79 euro corriere gratis in tutta Europa. Quindi anche fuori, se state in Francia, in Olanda, in Germania, ve lo spedisce, 48 ore ce l'avete a casa. E il servizio è eccellente, perché trovatemi qualcuno che vi ordina anche prodotti che non ha in stock, quindi vi ordina qualsiasi cosa, se ovviamente reperibile. Quindi il servizio Gioco Libreria Semola è sempre il top della gamma ed eccellente. Grazie ancora una volta ad Asmodee Italia, assolutamente per tutti, e per i collezionisti e fanatici di Zombicide, questo è un prodotto che non si può saltare, dovete averlo per forza. Ciao, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!